parliamo della benzina in Italia. Dunque, da Formello fino a Viterbo sono 60 km più o meno. Lungo il tragitto incontriamo alcuni benzinai, una decina di benzinai. E vedo che il costo del gasolio nel primo benzinaio, che era un Eni, è di 1.429, poi andiamo avanti, 2 km dopo ce n'è uno della IP che fa il diesel a 1.409. Allora, un bel pienone di benzina. 1.4, insomma, 20 centesimi in meno del benzinaio, 2 km prima. Come funziona? Cioè, i benzinai si mettono d'accordo, oggi costo io di più, domani costi tu di più? Io sono veramente ignorante in materia. Mi scuso in anticipo, magari qualcuno di voi sa perché, e quindi utilizzo anche il canale per imparare qualcosa. Continuando sulla strada per Viterbo, più mi allontano e più la benzina, il costo della benzina diminuisce. Parlo sia del gasolio che della benzina. Andando verso fuori vedo che non c'è più il benzinaio della Eni o l'IP o il Total, insomma quelli che sembrano, quelli un po' più blasonati, quelli che vediamo più spesso, che ci sembrano di marca, di qualità. Andiamo avanti e incontriamo dei benzinai che sono meno conosciuti, almeno per quello che mi riguarda io non li conosco, e mi viene subito il pensiero: chissà che benzina vendono questi, sarà buona o non sarà buona? Questo è intanto da capire. Quindi mi sorge sempre il dubbio, ecco, leggiamo: diesel 1409 super senza piombo 1559 GPL 059,9. La madonna! Non so se si legge. Come mai la benzina in Italia costa di più che nel resto delle città europee? A gravare tanto sul costo del litro di benzina non è tanto il costo del carburante di per sé, che incide del 30% sul totale di un litro di benzina, ma il costo delle accise. Sapete cosa sono le accise? Buongiorno, tutto a posto? Ora mi massacrerete qui sotto nei commenti dicendo: ma non è vero, informati. Effettivamente non sono molto informato, quindi spero in un vostro commento o consiglio. Però vi dico questa cosa, vi racconto. Io 2 anni fa sono stato a Innsbruck per lavoro e ho girato un po', ho visto tante belle macchine, Porsche, Ferrari, BMW, Audi, insomma. E ho visto tanti benzinai di cui non conoscevo il nome. Ho sempre pensato: ma sarà buona la benzina che vendono questi benzinai? Poi mi faccio un calcolo, vedo supercar, vedo macchine di un certo livello, di un certo rilievo, e dico: beh, questi mica sono fessi che mettono una benzina cattiva dentro i loro motori. Per cui vado a fare il pieno prima di rientrare in Italia, e metto 70 litri di gasolio e vado a pagare e pago 70 euro, 1 euro al litro. Mi viene anche voglia di guidare di più, perché 1 euro al litro, abituato ad 1,50 euro qui in Italia per il gasolio, o addirittura la benzina che arriva fino a 1,08 euro, 1,09 euro, dipende se metti la 100 ottani nella Subaru, anche se la uso pochissimo, metto solo benzina a 100 ottani e costa un mucchio di soldi. Le accise sono praticamente delle imposte introdotte dal governo italiano per andare a coprire determinati obiettivi. Quello che più mi scandalizza, e credo che dovrebbe scandalizzare anche voi, fatemelo sapere nei commenti, è che noi paghiamo 17 diverse accise su ogni litro di benzina, che ognuna incide di 0,00, per carità. Però ragazzi, stiamo pagando, io ho qui uno schemino, siamo andati a ricercarlo su Google, stiamo pagando 17 accise, alcune delle quali risalgono a degli obiettivi del 1930, come per esempio la guerra in Etiopia. Io ora vorrei leggerle con voi, magari vi mettiamo anche una grafica, e sono d'accordo che alcune di queste siano motivate, però vorrei capire quanto abbiamo raccolto finora dal 1930 al 2020 per questa guerra in Etiopia. Abbiamo coperto questa spesa? Anche perché io non ho mai studiato bene la storia, però una cosa mi ricordo della guerra in Etiopia: mi ricordo che i soldati italiani riuscirono a colonizzare l'Etiopia e poi questa terra fu definita il grande scatolone di sabbia, e quindi gli italiani se ne sono tornati in Italia e abbiamo abbandonato l'Etiopia. Etiopia, che invece tanto scatolone di sabbia non era, perché sotto la sabbia c'era il petrolio, forse era meglio tenercela l'Etiopia. Ogni piccola accisa incide effettivamente di pochissimi millesimi di euro.
Il problema è appunto che stiamo ancora pagando accise sulla guerra di Etiopia del 36, sulla crisi di Suez del 56, il disastro del Vajont del 63, l'alluvione di Firenze del 66, eccetera. Quelli più moderni risalgono al terremoto in Emilia del 2012, il decreto Salva Italia del 2011 e l'alluvione in Liguria e Toscana del 2011. Dopodiché, insomma, si va molto indietro. Ah, qui c'è per esempio il terremoto dell'Aquila del 2009, eccetera. Cioè, io vorrei capire tutte queste cose, diciamo, prima degli anni 70. Ma non abbiamo colmato questo debito che avevamo in confronto di questi obiettivi specifici? Noi saliamo a Innsbruck e paghiamo un euro per un litro di gasolio. Ora, ma solo noi in Italia paghiamo la benzina così tanto? Oppure costa tanto anche nelle altre città importanti d'Europa? Magari parliamo di Parigi, per esempio, o di Ginevra. Poi tra l'altro, ragazzi, nei commenti che ho letto del precedente video su quanto costa mantenere un GTR, ho letto tutto, io leggo sempre i vostri commenti e vi ringrazio ovviamente per la partecipazione e mi sono anche utili, tra l'altro. Ho letto che c'è stato poi un clamore incredibile, c'è quello che ho sempre provato io nei riguardi del super bollo è quello che provate anche voi, c'è proprio una sorta di rabbia. Pagare il bollo ci sta pure, voglio dire. Il super bollo, da quando è entrato in vigore, io negli anni in cui è entrato il super bollo possedevo una BMW M3 E46, una macchina bellissima che vi giuro ho dovuto vendere perché tra bollo e super bollo pagavo 3.500 euro l'anno e non riuscivo assolutamente a mantenerla. Era diventata la priorità, quella macchina era come una famiglia, cioè mi costava più la macchina che la famiglia. E a malincuore l'ho venduta con 62.000 km, una macchina, era un gioiello, perché non avevo la possibilità di mantenerla. Quando penso al super bollo mi viene la rabbia. È come se io acquisto un bel quadro, è mio di proprietà, lo appiccico su la parete di casa mia e devo continuare a pagare una tassa perché io possiedo quel quadro lì. A meno che qualcuno qui sotto nei commenti ora mi spiega che il bollo si paga anche per altri motivi, molto probabilmente. Io ho sentito dire che l'80% di quello che paghiamo del bollo va all'ANAS, che teoricamente dovrebbe garantire una sicurezza per le strade, ma io vi assicuro che nella mia zona, dalle mie parti, a Roma, è tutto una buca. Ma è vero che una parte dei soldi spesi dai cittadini, dai possessori di autovetture per il bollo, quindi la tassa erariale, sono destinati all'ANAS? Siamo andati a cercare un po' su Google per capire dove vanno i soldi del bollo. I soldi del bollo vanno alla regione, infatti lo pagate, lo versate alla vostra regione di residenza. Ma come vengono impiegati i soldi del bollo? I soldi del bollo vengono impiegati per... principalmente per la ricostruzione delle strade, il mantenimento delle strade, la sicurezza stradale. E quindi qui la domanda sorge spontanea: nessuno di noi paga il bollo perché le strade sono piene di buche? Rispondimi sì o no, e se sì, perché non riparano le strade? Sono stato in Sardegna per lavoro. Tutte le strade belle, perfette, che guidi, che sei lì, questi curvoni, questi tornantini, queste strade con viste mozzafiato sul mare, senza buche. Dici, madonna che bello, il piacere di guidare finalmente si riscopre. Torno a casa e sembro Ace Ventura. Questa terra racchiude straordinarie bellezze. È tipo un safari, è tutta una buca. Mi dispiace, non volevo fare un video polemico, alzare l'ennesima polemica, anche perché poi, ragazzi, le polemiche non portano da nessuna parte. Teoricamente, se uno fa una polemica dovrebbe allo stesso tempo trovare una soluzione, dare un consiglio per migliorare quello che non va. Ma sto entrando un po' in un discorso che Officina del Pilota teoricamente non deve trattare. Noi vogliamo solo contenuti di automobili da paura. Per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo in questo canale, intanto benvenuto. E iscriviti se ancora non l'hai fatto e clicca la campanellina per rimanere aggiornato quando carico un video. Questo è un canale che parla di macchine, ma lo fa veramente a 360 gradi, semplicemente per condividere una passione. Quindi io, fossi te, mi iscriverei. Io sono Matteo Torrisi e mi puoi seguire anche su Instagram, su @ Officina del Pilota, dove potrai seguire, se ti fa piacere, delle storielle su quello che succede un po' tutti i giorni. E qui ci sarebbe bene un "sti cazzi".
qualcuno lo scriverà. È bello condividere la passione delle vetture, perché poi alla fine il succo è quello. Se ti piacciono le macchine, vuoi anche parlare delle macchine, vuoi farle vedere a qualcuno, vuoi condividere queste passioni con gli amici. Non lo puoi fare sempre, perché poi abbiamo tutti poco tempo, vedi il lavoro, vedi gli impegni, vedi la famiglia, e allora lo possiamo fare tramite i social, e questo è un buon motivo per stare insieme su questo canale. Quindi seguimi anche su Instagram, Officina del Pilota. Ciao.